non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Perché quando tramonta la luna li porta con sé, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come il cielo trapunto di stelle. C'è una musica dolce che suona per me. Ce l'abbiamo fatta. Signori, Lucia. Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata conclusiva dell'edizione 2011 del Cantagiro Festival New Generation. Ovviamente ieri sera si sono esibiti 39 artisti in gara, questa sera soltanto 19. Bene, allora, i ragazzi hanno aperto questa meravigliosa serata, facciamo ancora una volta un applauso per loro con questo brano che è entrato a far parte della storia della musica italiana, un vecchio successo di Domenico Modugno, Volare, quindi anche questa sera abbiamo ricordato questo grande artista, tra l'altro pugliese come me. Bene, allora io qui vicino a me Gianni Saia, che fa parte ovviamente del cast per quanto riguarda questo festival, Canta Festival Giro 2011, e quindi abbiamo Gianni Saia e, che fa parte direzione artistica per quanto riguarda gli artisti del Centro Sud, ma poi vogliamo anche qui vicino a noi l'altro direttore artistico che fa parte ovviamente del Centro Nord, e accogliamo con un applauso Loris Bertezzolo. Ciao. Beh,
Devo dire che per voi è stato un lavoro abbastanza faticoso scegliere questi 39 semifinalisti di ieri sera, e poi la giuria ha il compito di decretare i 19 finalisti di questa ultima serata. Potrei aggiungere, sì, visto che abbiamo curato la direzione, velocemente, che i selezionati in tutta Italia da quando, sei mesi fa, sono state 1755 cantanti per arrivare a 39, per cui 39. I 39 sono i numeri uno praticamente che sono, certo, stati qui. Beh, quanti del nord e quanti del sud? Ve li ricordate? No, non abbiamo fatto questo calcolo. Va bene. Anche perché i nostri supervisori erano Mario e Roberto, che... Non farei i complimenti ai ragazzi. Prego. Volevo fare i complimenti a tutti per dove siete arrivati, con la vostra costanza e determinazione, con lo spirito, e arrivando oggi finalmente a un obiettivo per voi molto importante, con la speranza che nel tempo sia progettualmente anche qualcosa che vada continuamente avanti. Bene, allora il vostro lavoro questa sera è premiato da due targhe ricordo, un grazie anche alla nostra valletta Sonia che premia, Gianni Saia e Loris Bertezzolo, i nostri due direttori artistici, uno del nord e l'altro del sud. Grazie. Bene, allora noi entriamo nel vivo di questa meravigliosa serata. Tra l'altro ve lo ricordo ancora una volta, e questa è la finale. 19 ragazzi si esibiranno questa sera, una giuria decreterà l'unico vincitore di questo Canta Festival Giro New Generation 2011. Ovviamente per chi ieri non è stato dietro le quinte, quindi davanti al televisore, voglio brevemente ricordarvi il festival. È un festival appunto per artisti emergenti provenienti da ogni parte d'Italia. E si sono esibiti appunto 39 ragazzi decretati da una giuria e ammessi questa sera 19. E quindi questo è un festival che avrà come premio il vincitore di questa sera la produzione e distribuzione discografica anche a livelli internazionali, e sarà ospite al Gran Festival della Canzone Italiana di New York, mentre tutte le 19 canzoni finalissime di stasera saranno inserite in un'unica compilation. Bene, questa sera non sono sola, assieme a me c'è un mattatore, un bravissimo cantante del passato, tuttora ancora sulla cresta dell'onda. Chiamo subito con me Gianni Nazzaro. Ciao Lucia, come stai? Bene, grazie. Devo parlare da qua io, eh? Eh sì, sì, sì. Pieni di entusiasmo, preparatissimi, e vorrei che tu andasse... E sono tutti in apprensione perché ovviamente sono lì in attesa... Di essere chiamati. Di essere Ma chiamati, non abbiate paura, certo. Basta che lo fate con la... Con la sincerità che vi contraddistingue, vedrete che andrete tutti bene. Certo, ancora in bocca al lupo a tutti. In bocca al lupo. Iniziamo subito questa nostra meravigliosa serata canora con un pezzo. Un brano che ci mio fa che ascoltare Gianni autunno, Nazzaro. Sì. Sì, come si chiama? Signora. Signora? Signora, a voi Gianni Nazzaro. Profuma come un petalo di rosa, cammina con il cuore in bancarotta e va per la sua strada la signora, quella che ha perso amore, quella che è sola, più fredda di una statua di granito e dura come notte nel deserto. Si dice che nessuno sia riuscito a risvegliare in lei il sentimento. Oh, signora, lo sai che alla passione non si mente,
che importa poi quel che dirà la gente, se adesso siamo amanti per un'ora. Signora, vorrei che questo istante di infinito non si fermasse mai, perché ho capito che qui davanti a te c'è chi ti adora. Signora, signora, adesso siamo amanti per un'ora. Signora, signora, c'è qui davanti a te chi più ti adora. Per troppo tempo sei rimasta sola, con qualche tuo ricordo per amico. Adesso sai che il pianto non consola, per questo siamo qui e te lo dico. Signora, lo sai che alla passione non si mente, che importa poi quel che dirà la gente, se adesso siamo amanti per un'ora. Signora, vorrei che questo istante di infinito non si fermasse mai, perché ho capito che qui davanti a te c'è chi ti adora. Signora, signora, adesso siamo amanti per un'ora. Signora, signora, c'è qui davanti a te chi più ti adora. Signora. Beh. Se ne è caduto un pezzo dal microfono, sì. Venendo a te, vedi? Hai visto? Si è emozionato, Lucia, il microfono. Adesso io passando dalla ferramenta che è lì a fianco, dopo sì, mi sì, lo fai mettere. Sistemare, certo. Allora, io adesso dovrei, secondo la scaletta, attenta che la vado a prendere, sì, attenzione, sì, io sono siamo un quasi... Io sono un gaffista proprio di quelli al là... Al primo nome confessato dei e comunicato. Prima stavi alla mia sinistra, ti preferivo, eri più carina. Alla mia sinistra. No, sei carina uguale, tu sei duple face. Sia sinistra che destra. Allora, io a questo punto, vista la scaletta, io sono una persona sì. Corretta, so che devo parlare del Canta Festival Giro. Comunque inverti i fattori, il prodotto non cambia. Io vedo che dalla postazione tecnica mi guardano così, io continuo ad adoperare il gelato e vado tranquillo. Che dire del giro comunque? Allora, l'ho già detto prima io, il Canta Festival no, Giro. Adesso siamo arrivati in più. Siamo giunti alla giuria. Tu dici che già siamo arrivati là? Eh sì, vogliamo magari ricordare, salutare e ringraziare il patron del Canta Festival Giro. Forte, Lucia? Io ho detto, tu che stai vicino a me. Salutiamo il patron. Sì, Serafino Mario e Roberto Serafini. Serafino Mario e Roberto Serafini. Ci siamo, eh? Sì, dimmi tutto, Lucia. Allora, la giuria questa sera è cambiata, abbiamo una nuova giuria e passo subito quindi la parola alla giuria e quindi ve li presento. Aita Mariano, Cesari Francesca, abbiamo Tommasone e Maria Assunta, Antonio Cesari, Chicco Coci, Nazzaro Giorgia, quella. Vincenzo Bolletti, e poi Luigi Catacchio. E Luigi Catacchio. Loro fanno parte della giuria di questa sera, quindi questa sera finalmente sapremo il vincitore di questa edizione 2011. Difatti, io a questo punto, giustamente da scaletta, io dico che dire del Giro Festival, Festival Giro comunque il prodotto non cambia, se inverti i fattori, perché lo puoi chiamare Festival Giro
Festival Cantagiro, Cantagiro canta Festival, festival comunque giro. Mette, va sempre bene. Canta Festival Giro. Canta, però alla fine è Canta Festival Giro. Mi hanno raccontato a tavola poc'anzi, non vi meravigliate con gli occhiali che non ci vedo più, che addirittura sono 19 anni che esiste questa manifestazione, sì, e che una volta ha avuto il pregio e l'onore di essere presentata dal principe del foro, da Pippo Baudo addirittura. Per cui, cosa dire, è una manifestazione di canzoni, noi le vogliamo sentire, visto che ne abbiamo parlato prima, diamo tutto lo spazio alla musica di questi giovani coraggiosi e io direi di partire. Sei deciso? Sì, sì, proprio se poi tu un hai un po' di suspense. Come? Un po' di suspense per i ragazzi. Diamo un po' di primo, 19. Va bene. Allora, il primo finalista di questa sera, Chiara Granero. Buonasera, un bel applauso di incoraggiamento. Io ti devo solo dire due paroline, poi scappo. Io mi auguro che tu ti senta in forma stasera, vero? Ce la metti tutta? Chiara è il tuo vero nome? E grosso di Chiara, a buon tempo si spara, non l'hai mai sentita questa cosa? No, neanche io, è una fesseria, ti lascio nelle mani di Lucia. Sì, allora la nostra prima finalista di questa sera, Chiara Granero, accompagnata da questa meravigliosa orchestra, cui fa capo il nostro cantante e anche capo orchestra Michele Papale, gli On, che poi più tardi si esibiranno con un bellissimo pezzo dedicato a un cantante ormai scomparso, Rino Gaetano. Adesso è tutta per voi Chiara Granero con il brano Il Blu Dopo di Te. Chiara Granero! Finito tutto, l'hai voluto tu, hai aspettato per anni. Ora stai tranquillo che mi sono liberata, anima e cuore. Miracolo nelle mie mani, ecco un dono del cielo, certo è che ne sono fuori. Parlavi d'amore con me, sembrava che fosse così e invece no. Quello che amo di più.
bravissima Chiara, brava, la nostra da vendere. Sì, la nostra prima finalista. E voglio ricordare testi e musica del brano che ha appena cantato sì. Chiara Granero, Il blu dopo di te, musica e testo di Ferdinando Mongelli. Bene, adesso vale allora Gianni, Lucia. Vogliamo proseguire con il secondo finalista, anzi per la precisione seconda finalista. Bene. Le chiami tu, tu la chiami tu, lasciamo le cose come stanno. No, è giusto tu. Per la devo chiamare creare anch'io? Un po' di apprensione. E allora Valerio. Clarissa Burrai. E dove sta? Oddio, mi è scappata. Come è scappata? Scusami Clarissa, meriti un bacio per questa mia ulteriore gaffa. La nostra seconda finalista. A te il compito di intervistarla. Bene, vedendoti così in forma, se hai la voce come il fisico sei una bomba incredibile, cioè un vocione tremendo. Anche tu ti esibisci col gruppo? Dagli dentro, forza. Clarissa Burrai canta Ascoltami di Burrai e Montalto. Il brano è Ascoltami, Clarissa Burrai. Ascoltami, alla fine va sempre così, adesso spiegami, dove andremo a finire così, dopo tutto questo tempo, siamo ancora davanti a un bivio, e pensare che è iniziato tutto per gioco. Da quel bacio senza pretese e invece ci ritroviamo ancora qui dopo 5 anni di amore, incomprensioni, di gioie e delusioni, e pensare che con te avrei potuto affrontare un mondo pieno di ingiustizie, un mondo pieno di paure. Poi, dopo un momento, mi facevi diventare inutile, debole. Ed io non voglio più soffrire a causa tua per il tuo orgoglio. E tu con i tuoi sguardi non mi basti più. Vorrei essere vincente per sfruttare la tua mente. Adesso te ne sei andato via da me, ma quando tornerai io sarò qui per te, e adesso ho bisogno di andare avanti. Passiamo alla terza finalista, che si chiama Federica. Vieni, vieni Federica. Da quanto tempo canti? Da 10 anni. Stasera ti senti in forma per affrontare questa gara? Sì, ti sì. Vedo, si vede, tutta la tua faccia è tutto un programma. Qual è la cantante femmina che preferisci?
Elisa. Il maschio? Baroni. Baroni, bravo, buon'anima. Federica, tu canti una canzone che è tutto un programma, è A paura, scritta da Fabrizio Romano. Ti piace questa canzone? Ti piace interpretarla? Sì, sì. Faccela sentire col cuore. Vivere un pochino può fa male.